Ancora uova su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi faremo le uova di stoffa, un modo carino per riciclare della stoffa, degli scampoli vecchi che abbiamo messi come tutti in tutte le case, delle vecchie camicie, delle vecchie magliette, dei vecchi pantaloni che non ci decidiamo mai a buttare, e allora non li buttate, destiniamoli a qualcosa di diverso, il riciclo creativo, e in questo caso specifico nel creare delle bellissime uova artistiche fatte di stoffa. Vi incuriositi? E allora spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a creare le nostre bellissime uova di stoffa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro ovetto di Pasqua di stoffa. Allora, come vedete qui ho stoffa vecchia. Innanzitutto ci occorre un ovetto di plastica. Questo ha la dimensione di un uovo normale, di un uovo vero. Quindi ago e filo. Non vi preoccupate, non dobbiamo cucire tanto. Poi il nostro attaccatutto block, la colla aceto vinilica, 6-8 strisce a seconda di quanto siano lunghe di un tessuto che non adoperiamo più, che sia tutto uguale, anche se a fantasia, che sia sempre lo stesso tessuto, perché con questo andremo a fare ricoprire il corpo dell'ovetto. Poi per decorarlo con dei fiorellini ci occorreranno un paio di striscette di stoffa larghe circa 1,5 cm, 2-3 a seconda di quanti fiorellini vogliamo fare, e dei quadratini di stoffa per fare delle piccole ruche di riempimento, delle simil foglioline, insomma, dei fiorellini tutti sparati, chiamateli come volete, io li chiamo frufru, dei frufru di riempimento. Per ogni frufru ci servono 4 quadratini di stoffa così, di 1,5 cm x 1,5 cm o 2x2. Naturalmente questo è per delle decorazioni piccoline. Tutto quello che vi farò vedere potete renderlo macro utilizzando delle stoffe più spesse e più larghe, tagliate in modo più largo, non più lunghe ma più larghe. Quindi un paio di forbici. Cominciamo subito. Come prima cosa ricopriamo il corpo dell'ovetto con la nostra stoffa. Abbiamo qui, io ho preso della seta che comincio ad arrotolare tenendo fermo un capo e girando tra le dita l'altro. Quando sarà abbastanza sottile, ma non troppo tirato, mi raccomando, quindi un giusto arrotolamento, cominciamo il nostro lavoro. Ricordiamoci, se lavoriamo da soli, di tenere sempre i capi ben fissati alle nostre manine. Ci sporcheremo un po' le mani, ma non fa niente. Nel buco che c'è sempre sotto le ovette di plastica, e se non c'è potete anche farglielo stando sempre molto attenti con un paio di forbici, inseriamo uno dei due lembi del nostro cordoncino. E allora lo poggiamo, la colla lo tiene a sé, e con una forbice, quindi solamente con la lama di uno, cerchiamo di entrare senza fare troppa forza, giusto per fissarlo un attimo, così. Fatto questo, quindi abbiamo un lembo già bello che è fissato. Adesso proseguiamo a rivestire tutto l'ovetto di stoffa. Metto la colla non abbondante, appena un po', vedete, a croce, in modo che il cordoncino di stoffa che mi sono ricavata girando possa aderire in punti certi con la colla. E dopodiché, piano piano, e adagiando un dito sopra per far stare fermo il cordoncino, comincio a girare così. La stoffa con l'attaccatutto si fisserà quasi automaticamente, specie se è una stoffa sottile come nel caso mio che è seta, ma comunque tutte le stoffe si arrotolano molto facilmente, si attaccano molto facilmente. E continuiamo a giro giro per tutta la superficie dell'ovetto. Quando finisce la colla, mettete altri 4 punti di colla. Quando finisce un pezzo della stoffa che abbiamo utilizzato, sporchiamo
la parte terminale dove andrà a appoggiare di stoffa di colla e facciamo aderire ben bene. Comunque qualunque colla acetovinilica per questo lavoretto andrà bene. Vi sconsiglio la Vinavil perché è troppo lenta per l'asciugatura. Attaccato questo pezzetto, continuiamo ad arrotolare le fascette di stoffa e andiamo a incollare quella successiva proprio sopra quella precedente, tac, così, in modo da mascherarne l'inizio. Quindi facciamola aderire bene, facciamola attaccare, metto la colla sui quattro punti e mano a mano arrotolo e avvolgo e continuo così fino a ricoprire tutto il corpo dell'ovetto. Arrivati a questo punto mettiamo un punto di colla al centro, arrotoliamo bene, facciamo aderire e solo dopo tagliamo la stoffa. Poi per togliere questo solleviamo appena appena il rollino precedente, così, che è ancora fresco, e infiliamo sotto la stoffa, così. E il nostro ovetto così è tutto bello e arrotolato. Adesso prepariamo le decorazioni. Ok, vi faccio vedere velocemente come si fa una rosina, come si fa una rosellina di stoffa con un metodo che le lasci belle piatte, quindi delle roselline da applicazione. Se volete fatto un video con diversi modi di creare dei fiori di stoffa, lasciatemi un commento qua sotto e richiedetemelo, perché non sono sicura possa interessare, ma qualora vi interessasse fatemelo sapere che vi farò un video specificatamente sui fiori di stoffa. Allora, pieghiamo in tre di questa tipologia di fiore che sto andando a farvi adesso, di questa tipologia di rosa che sto andando a farvi adesso. Il web ne è pieno, pieno, pieno. È una rosa molto comune su internet e l'ho scelta anche apposta in modo che possiate trovare vari tutorial che ve la spieghino, ma io qui ve lo faccio vedere come la faccio in modo tale da averlo proprio a portata di mano. Allora, abbiamo piegato la nostra stoffa in tre, quindi piego l'angolo interno a formare un triangolino, così. Scusate le mani tutte distrutte, ma la colla acetovinilica porta via lo smalto. Allora, arrotolo poco poco, un tre giri. A questo punto comincia la parte più difficile. Dobbiamo girare all'esterno e all'interno la stoffa per creare i nostri petali. Quindi tre giri di arrotolamento, quindi giro verso l'esterno e faccio mezzo giro di arrotolamento, quindi giro verso l'interno, così altalenando, e faccio mezzo giro di arrotolamento, quindi giro verso l'esterno e arrotolo, così. Mano a mano vado sistemandomi la stoffa verso l'esterno e arrotolo, verso l'interno e arrotolo, sistemo stoffa verso l'esterno e arrotolo, sistemo stoffa verso l'interno e arrotolo, verso l'esterno e arrotolo, verso l'interno e arrotolo, verso l'esterno e arrotolo, quindi verso l'interno e arrotolo, verso l'esterno e arrotolo. Se non volete questa rottura di sistemare la stoffa quasi ogni giro, allora date un colpo di ferro prima di cominciare. Io invece che odio il ferro preferisco fare così. Non la cucite perché sennò si vedono i fili dell'impuntura, né incollatela perché sennò la stoffa si macchia. Verso l'esterno e va bene, possiamo finire qua, e verso l'interno e la giro verso sotto. A questo punto con ago e filo mi fermo la spirale così creata in maniera tale che possa poi usarla per le mie applicazioni. Cerco di prendere un po' di giri in modo da fissare bene il tutto, un po' in tutte le direzioni mi fisso i vari arrotolamenti dal retro,
tanto poi il retro andrà appiccicato e non si vedrà. E userò questa rosellina come applicazione. Si potrebbe già mettere così con una ruche sopra e già l'ovetto sarebbe decorato. Ma andiamo per ordine. Facciamo almeno 3 di queste rose, però piccine piccine, usando una fascetta che sia piccola così, un 2 cm. Ok, la prima rosellina è pronta. E ora facciamo un pochettino di quei fiorellini da riempimento, quelli che si fanno con i quadratini. Allora, sono molto semplici da fare, guardate. Basta mettere il quadratino a rombo davanti a voi, quindi piegare in due, così, creando un triangolino, quindi prendere da sotto e schiacciare, così, e fermarlo, uno e due, e lo blocchiamo, così. Adesso ne facciamo un altro, 1, 2, lo infilziamo fino a giù, lo facciamo combaciare con quello precedente e li leghiamo assieme. Ok, e adesso continuiamo con un altro, sempre 1 e 2. Lo infilziamo un pochino ben bene, lo scendiamo, lo posizioniamo accanto agli altri e lo cuciamo. Mano a mano viene fuori una cosina così, un po' scomposta e un po' a rouge. Bene, con 4 di questi pezzetti si forma una rouge completa. Non devono avere una forma particolare, devono avere proprio questa forma disordinata, perché poi questi andranno messi fra le rose, così, a creare una sorta di movimento. Mi fisso questo e la prima mini ruche è pronta. Guardate, queste poi vanno messe qui sull'ovetto ad intercalare le roselline. Quindi fatene 3-4 di queste ruche con le fantasie che meglio si adattano al vostro ovetto. A questo punto è arrivato il momento di decorare il nostro ovetto. Ho fatto 3 roselline di stoffa e 4 frufru di riempimento, poi naturalmente se non mi basteranno ne farò ancora altri. Come prima cosa metto un po' di colla sulla superficie che voglio decorare e vado ad attaccare prima proprio frufru per creare una zona dove poi inserire le roselline. Adesso, proprio al centro di questa zona, inserirò qualche rosellina, qualcuna azzurra, una blu, più scuro, e un'altra azzurra la metto qui. Un attimino, fatemi vedere, e adesso metto un altro frufru piccolino qui a completamento e lascio asciugare il tutto bene bene per un pochino. Guardate che grazioso. Però adesso il lavoro non è ancora finito. Adesso piego la stoffa in maniera tale da celarne i bordi sfrangiati. Ok, e mi faccio una fascettina con la quale andrò a legare, a fasciare tutto il mio uovetto. Se siete in due meglio fare questa operazione, se no vabbè, si può fare anche da soli con un pochino più di difficoltà. 1, arrivo sull'apice, così sistemo la stoffina bene bene, perfetto, e quando sono soddisfatta annodo e tiro ben bene. Se volete date un punto di colla per non fare più muovere la stoffa, ma se stringete bene vi assicuro che non sarà necessario. Quindi io non farò il fiocco perché non devo fare l'uovo di Pasqua, io queste le userò attaccate alle chiavi dei mobili come decorazione della casa. Quindi chiudo bene in modo che non si veda
la sfrangiatura da entrambe le parti, così, una, e la stessa cosa si fa facilmente anche dall'altra parte. E fisso qua sopra, dove ho fatto incontrare i due laccetti, con un puntino. Non ci fa niente che si veda. L'eccesso invece lo taglio via, lasciandone un leggero margine che sarà poi sfrangiato, e che sarà proprio carino sfrangiato così, perché dipenderà la ruche dei volantini sotto. Mentre questo qui, e continuo ad arrotolare il cotone fino proprio a creare una sorta di nastrino. Quindi chiudo, e dulcis in fundo mettiamo anche una rosellina a contrasto dalla parte superiore. E voilà, il nostro scicchiettosissimo ovettino, veramente veramente pregiato oramai dopo tutto questo lavoro, da appendere alle chiavi o da semplicemente usare come portatovagliolo o come cadeau per una confezione pasquale, è pronto. Vi lascio alle foto e noi ci rivediamo di là. Le uova di stoffa, vero? Non ve lo immaginavate, possono diventare veramente dei cadeau unici e speciali per i nostri amici o per i nostri commensali, da far trovare agganciati al tovagliolo magari durante il pranzo di Pasqua, così rimarrebbe un pensiero di quel bellissimo momento trascorso insieme. Possono essere fatte in 2000 modi diversi, naturalmente qui sbizzarrite la vostra fantasia, io ho soltanto dato l'input, e come vedete anche dei materiali che pensavamo essere ormai inutilizzabili, come anche dei pezzettini piccoli di stoffa, possono trovare dignità grazie alla creatività, grazie a voi. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, io ve lo chiedo sempre oramai, perché questo è l'unico modo per far galleggiare ed emergere Arte per Te tra i tanti video del web. Io vi aspetto anche sulla pagina Facebook, dove lì possiamo contattarci ogni giorno e avere uno scambio continuativo. Spero che questa Pasqua, che si sta avvicinando così velocemente, sia per voi ricca, serena e ricca di tanta interiorità, e spero che la meditazione che viene da questi lavoretti possa aiutarvi a trovare la serenità necessaria per vivere in pienezza questo momento così importante. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!